Ragazzi, 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 sono un po' in ritardo, è iniziata da 3 minuti, però per fortuna non è successo niente da quel che mi dicono. Ragazzi, oggi non c'è scusa, oggi c'è da vincere, punto. Basta cazzate, teorismi, cose varie. Abbiamo lasciato un punto a Salisburgo, ve l'ho perdonato, oggi non avete nessuna minchia di scusa. E come ti ho detto sabato, caro Leao, oggi mi devi mangiare il campo, capito? Mi devi mangiare il campo. Ma dentro, tonali di testa, palla fuori di nulla. L'audio fa più piuttosto cacare di questa partita, eh? Comunque la Champions League a San Siro di giorno, cioè, è orribile, non si può vedere. È roba da Inter questa. Di poco livello. Giroud! Mamma mia, più che altro, più che il tiro, che era una mezza scureggia. È stato come si è difeso il pallone insieme al difensore della Dinamo Zagabria, incredibile. Ristoschi, Brian Diaz e arriva Teo. Non fare chiuso da Ademi, palla piena, dice Chilvansano, che era ti sta bene, ti sta bene, ti sta bene. C'avevi Leao a 3 metri, ti sta bene. 13 minuti abbiamo fatto un casino di falli, ragazzi. Tra fuori giochi e falli inutili, io non capisco. Calulu in verticale, Calulu, bella per Tonali, non il difensore, ma che chiedono il retropassaggio, i giocatori c'hanno i razzi al culo. Oddio, potrebbe essere un retropassaggio questo, potrebbe essere un retropassaggio, questo è un retropassaggio. Cic che supera la prima volta Brian Diaz, poi molto bravo a recuperare Leao, è partito nella sua bella, bella palla per Leao, è tua Rafa dal recupero. Ma quanto cazzo corrono i difensori in Champions League, ragazzi? E qui ha fatto un salvataggio. Quanto cazzo corrono i difensori in Champions League? Però, ragazzi, comunque, la Dinamo Zagabria è prima nel girone, ve lo vorrei dire. Bendias, bella visione per Tonali, rimane lì. Bennacer può tirare! Centrale, ma era un bel tiro. Bendias verso Leao, è buona. Non era buona. Aspetti un attimo. Ecco, ma negli spazi. Bella, Leao grande, non fare cazzate. Leao. Leao. Oh, i difensori, ragazzi. Nel destro di Leao. Calabria, Salemakers che maltratta il pallone. Sì. Mamma mia, Salemakers. Mamma mia, vabbè, dopo la partita di Salisburgo questo qua. Per un anno e mezzo minimo farà partite da 5-5 e mezzo. Prepara anche Orsic, attenzione, la palla larga, ma perché Teo si stringe così tanto? Maignan, perché Teo si stringe così tanto? Perché fa il difensore centrale aggiunto? Quindi Teo Hernandez, Teo verso Giroud di testa centrale, poteva appoggiare a Leao che infatti si incazza e ha ragione. Movimento interno di Calabria, ancora Brahim Diaz, liberato a cross, profondo. Brahim dentro verso Leao! Ha tirato, rimessa laterale. Fallo laterale. Ma sei, fra. Ti ho capito, appoggiala per Tonali, fai qualcosa, stoppala che non c'è nessuno. Dai, che già mi sono frantumato i coglioni 7 giorni fa contro quelli là. Leao, come ha recuperato palla? Con fallo. Perché? Ma come con fallo? Era stato energico, forse l'appoggio. Questo appoggio a Orsic, va. Orsic! Nuovo pericolo per il Milan con altro movimento. Benna Leao verso Leao che non l'aggancia, non ci arriva con la testa. Intanto c'è Calabria che da e non ci arriva con la testa, la palla è lunga, è fuori gioco, è fallo, è parata. Eccolo lì. È sbilanciato, viene recuperato. Oh, tutte stasera, Salemakers si accentra e poi va anche Salemakers fa il tiro. Oh, un tiro fatto bene. Ha parato, che era mezzo centrale. A me ne ha qualcuno tirato Salemakers. Bene, bella per Leao. Giroud rimane lì. Giroud, scivolata. Altra palla per Livakovic. Guarda che questa era. È incredibile perché sti qua attaccano in 5 e difendono in 11. Gli ultimi 30 metri sono tutti dietro. Ce la facciamo a trovare il vantaggio prima della fine del primo tempo? Difende sulla linea dell'area la Dinamo. Tomori in verticale. Tomori dentro per Leao. Atterrato. Calcio di rigore.
Netto. Hanno fucilato Leao in aria. E non protesti. Difesa a 24. Adesso non protesti. Porca puttana, sto qua a rigore tutta la vita. Ci va Oliviero. Se c'è rotto Leao, io ti vengo a cercare. C'è un brufolo qua sotto il labbro. Giroud proprio sexy. Va Giroud contro Livakovic. È un'occasione che non puoi mancare, Oliviero, ti prego. Breve, un po' angolata di Giroud, passo corto, sinistro, spiazza Livakovic. Andiamo! Sempre Oliviero, 3 gol in 3 partite. Sto qua è più on fire dell'allenatore. Incredibile. Oliviero. Corsa breve. Oliviero. Perfetto. Palla da una parte, portiere dall'altra. E direi che è un vantaggio che tutto sommato è strameritato. Comunque dai, falla finì, dai, ti prego. Falla finì. Questa squadra che però penso si arrivi a 46. No. A posto. Oli per ora. 1-0. Vamos. Ok ragazzi, si riparte. E anche una leggera brezza. Niente birra stavolta. Toglie e disperde. Mi sono mangiato le caramelle. Adesso ragazzi, questa partita va vinta senza cazzi, Giroud del Milan in zona offensiva. Selemakers. Ho confusionato. Brendiaz. Leao. Eccolo che ha partito. Dentro Selemakers. Ne ha fatto un altro. Più gol in Champions League di Lautaro e Lukaku. Più gol in Champions League di Vlahovic. Che assist di Leao, sempre l'assist di Leao, sempre lì. Palla. Descrivi la partita perfetta. L'1-0 alla fine del primo tempo. Il 2-0 all'inizio del secondo. Che ora trema. Io mi immagino Messias in panchina che mentre la palla si avvicinava a Selemakers faceva no! Che voleva entrare. Come è brutto Misic, ma pare che Cozzalone. Pare un impiegato quarantenne di un ufficio nel centro di Milano. Per un palo potevamo avere 6 punti. Pensate un po' voi. Sull'interno Petkovic non chiude lo scambio. Ora sì. Bella la palla, gol. Ha fatto un gran gol. A Dinamo Zagabria. Orsic ancora. Incredibile. Non riusciamo più, indipendentemente da come finisca, a finire una partita senza aver raccolto la palla in fondo al sacco. Qua, vabbè, l'assist è tanta roba, poi Orsic, Trattonali e Tomori. Non vorrei prendere il 2-2, ragazzi. Vateo. Esce dalla mischia il pallone calciato. Ha tirato una punizione in merda forte. Poi Leao prendendo la barriera. E un altro giallo che non tira fuori. Kalulu strattonato. Praticamente derubato anche delle mutande. Non dà il giallo. 65esimo sicuramente. Entrerà Pobega per Tonali, anche perché ragazzi già sta facendo inusuale situazione. Gli straordinari tutte le partite. È partito Teo, non fare l'egoista. E lì lo doveva servire però. Doveva servire. Perché sarebbe. Fuori Giroud, dentro De Ketelaere. Carletto punta. Finalmente non difendono più Noto dietro il pallone, sti bastardi. Brahim, no. Porti la palla a 40 metri e sbagli il passaggio, cioè classico tuo. La traccia del passaggio, quindi Pobega. Pobega da Leao. Pobega. Teo dentro, Pobega! Tommasino! In Champions League Tommasino spacca la traversa! 3-1! Tommasino ha detto, no, io gol in campionato non lo voglio fare, lo voglio fare in Champions League! E allora Teo Hernandez gliela mette lì, lui va a botta sicura, col piattone aperto. Pium! Col sinistro, spacca la porta! 3-1 meritatissimo, dai! E mi dispiace aver preso un gol da questi qui. 3 gol stupendi. Anche se è un cazzo di gol, eh. Bello, Serginho. Oh, tutti anticipi.
finte. Oh, ma chi è? Calcio champagne qui. Bella, Carletto. Carletto, vogliamo il tuo gol. Carletto dentro. No, rimbalza sulla schiena di qualcuno. C'era Serginho sulla via. Peccato, perché Carletto il gol se lo merita. Finisce qui 3-1, ragazzi. Siamo primi nel girone per ora. 4 punti, ottimo. Poi a ottobre Champions League tutte le settimane fino alla fine. Ci vediamo. Per Milan-Napoli quella sarà molto dura. E ricordatevi che campioni dell'Italia siamo sempre noi.